Sony sta sviluppando una nuova console che riporterà il gigante giapponese in competizione diretta con Nintendo per conquistare il segmento mobile del mercato. Potrebbe trattarsi a tutti gli effetti di una PlayStation Vita 2 o di qualcosa di totalmente diverso e a nostro parere anche molto più interessante. O almeno, tutto questo è ciò che sostengono alcune indiscrezioni di cui ha parlato l'affidabile youtuber Moore's Law is Dead, con informazioni che arrivano comunque direttamente da AMD impegnata nello sviluppo del nuovo processore. Ma cerchiamo di capire bene quindi di cosa stiamo parlando e quanto sia realistico questo scenario, perché in Italia la notizia è stata riportata da alcune testate in modo un tantino confuso. Parentesi off topic, abbiamo 5 codici di attivazione per PC Game Pass che regaleremo ai nostri iscritti su Twitch durante la prossima live di domenica. Iscrivetevi al nostro canale per restare aggiornati, usiamo Twitch anche per seguire conferenze dirette per parlare di videogame in stile podcast e ci stiamo attrezzando per organizzare altri giveaway di videogame digitali in maniera regolare. Chiusa parentesi. Secondo le informazioni in possesso dello youtuber Moore's Law is Dead, questa nuova console portatile potrebbe rappresentare per Sony molto più di una semplice PlayStation Vita 2. Non è chiaro infatti se si tratta di un semplice dispositivo portatile di tipo tradizionale, quindi con la sua batteria di titoli, processore ARM a basso consumo e via dicendo, oppure se si tratti di una console portatile appartenente alla famiglia di PlayStation 6. In questo caso si parlerebbe di una console basata su processore X86, compatibile con i giochi PlayStation 6, ma dotata di minore capacità di calcolo. Non sarebbe quindi un dispositivo con la sua linea di videogame separati come erano state PSP e PS Vita, Game Boy e DS, ma una vera e propria alternativa portatile a PlayStation 6, per chi non abbia magari il desiderio di utilizzare la console in TV, o per tutti quei giocatori che semplicemente preferiscono l'esperienza mobile piuttosto che quella fissa. È interessante, infatti, come sempre nel rumor, si parla di questa console come pensata per il mercato giapponese, dove c'è appunto una sensibilità particolare verso l'universo mobile, e dove Nintendo domina la scena praticamente da sempre, grazie alle varie generazioni di Game Boy prima, quindi DS, 3DS e attualmente Nintendo Switch. Switch che, non è un segreto, tra le altre cose, è ormai una console prossima alla fine del suo ciclo vitale. Se quindi Vita 2 fosse una versione depotenziata di PlayStation 6, ci ritroveremmo esattamente con lo stesso concept di Steam Deck, ROG Ally e compagnia. Queste piattaforme infatti consentono di giocare agli stessi titoli presenti nell'ecosistema PC, Windows o Linux, ma lo fanno con caratteristiche tecniche inferiori rispetto a quanto avremmo con un classico PC desktop. Consideriamo che queste macchine hanno venduto sia a giocatori che non hanno mai avuto un PC da gaming, sia a giocatori che pur avendo un PC da gaming volevano comunque un'alternativa mobile. E questo significa che nel caso di Vita 2, o come volete chiamarla, potremmo assistere a una forma intelligente di double dipping, ovvero giocatori PlayStation che comprano PlayStation 6 e che pur possedendo PlayStation 6 decidono di comprare anche Vita 2, perché vogliono poter giocare in mobilità, vogliono la possibilità di scegliere. Rispetto a soluzioni come PlayStation Portal, in questo caso avremo un vantaggio gigantesco, ovvero il fatto che i videogame non arrivano in streaming, quindi non dipendono dalla qualità della rete che ti ritrovi, ma vengono gestiti direttamente dalla macchina. Ora, dal punto di vista tecnico, tutto questo potrebbe essere assolutamente sensato. Pensiamoci un attimo. A casa ho una TV 4K, quindi voglio una console casalinga che sfrutti la risoluzione della mia TV e che mi faccia giocare in 4K, magari anche a 120 frame al secondo. Ma su una console portatile non avrebbe senso una risoluzione del genere quando hai una diagonale da 7-8 pollici. Molto più sensato una 1080p, magari con un pannello OLED che ti supporti un buon HDR. Se quindi una ipotetica versione casalinga di PS6 deve generarmi 120 frame al secondo da una risoluzione 1800p nativa o 2160p nativa, magari mantenendomi acceso ray tracing,
Su una portatile mi andrebbe benissimo avere lo stesso gioco a 1080p, magari anche aiutato da un FSR che parte da un 720p nativo e mi porta il gioco in Full HD, magari senza i fronzoli di un ray tracing. Sicuramente senza raggiungere quei 120 frame al secondo che, se gioco da una console portatile, magari sono disposto a sacrificare. Raggiungiamone 60 e abbiamo già un gameplay piacevolmente fluido e mi posso dichiarare soddisfatto. Capite bene che passare da una risoluzione nativa 4K o 1800p a una 720 o 1080 significa che la potenza di calcolo richiesta sarebbe notevolmente inferiore per questo dispositivo portatile, con applicazioni possibili anche sul software PS5 e PS4 presenti su PSN. Basterebbe una semplice patch per modificare le impostazioni in base alla piattaforma su cui sta girando il gioco in maniera simile a quanto avviene attualmente su Xbox Series X e Series S. A tutto questo aggiungiamo un altro elemento importantissimo, ovvero una console di questo tipo può generare guadagni giganteschi nel semplice passaggio al digitale. Spieghiamo. Da quando Steam Deck è stata lanciata sul mercato, si è notato un incremento più o meno lineare nelle vendite del software su Steam. Se applichiamo questo stesso criterio a PlayStation Store, entra però in gioco la questione del gaming fisico contro digitale, una questione che su PC è quasi del tutto assente. Pensateci, Sony, Microsoft e Nintendo stanno cercando ormai da anni di effettuare una transizione al gaming digitale che su PC è avvenuta tanti anni fa. Lo stanno facendo chiaramente perché il digitale per loro è un sistema per incrementare notevolmente i propri profitti. Se vendi un gioco digitale non hai nessun costo di stampa, di packaging, di distribuzione, né hai la classica quota da condividere con il negoziante, il rivenditore. Il videogame digitale, se viene venduto allo stesso prezzo del fisico come attualmente è, consente di avere dei guadagni sensibilmente superiori per i publisher. Il problema è che su console la gente ormai è abituata da decenni al supporto fisico, alla rivendita dell'usato, a prestare i propri giochi agli amici. E se provi a imporre un digital only, ti ritrovi come Don Matrick alla presentazione di Xbox One, praticamente vieni licenziato in tronco. Quindi, qual è una buona strategia per far entrare il digitale nelle abitudini dei consumatori? Si procede per gradi, lentamente, con degli store che fanno promozioni più o meno interessanti, o magari proponendo un hardware con e senza lettore ottico come la generazione corrente. Quindi il cliente ha la possibilità di scegliere. Ma se a queste proposte affianchi anche una console portatile che fa girare i giochi PS6, puoi gestire le vendite spingendo i giocatori ad abbandonare il fisico. Pensateci, io ti metto dei limiti molto semplici e che siano accettabili dall'opinione generale. Sei libero di comprare il gioco in formato fisico o meno, ma se lo prendi in formato digitale, io te lo collego direttamente al tuo account e tu hai la libertà di giocarlo indifferentemente sia su PlayStation 6 tradizionale che su Vita 2 o qualunque sarà il suo nome. Chiaramente questa è soltanto un'idea, ma ci sono delle strade che è possibile seguire e che consentirebbero a Sony di monetizzare. Teniamo presente che se esistono Asus, ROG Ally, Lenovo Legion Go, eccetera eccetera, è perché queste aziende stanno monetizzando con l'hardware. Tu puoi monetizzare con gli store attraverso le royalty, attraverso la tua base installata, ma puoi anche vendere l'hardware con profitto, esattamente come fa già da anni Nintendo. Io personalmente sono del tutto contrario a questa progressiva eliminazione del fisico, ma mi rendo conto anche che dalla prospettiva dei produttori sia l'unica maniera per garantirsi gli stessi introiti senza aumentare i prezzi in maniera vertiginosa. Teniamo presente, infatti, ragazzi, al di là che a tutti piace risparmiare e spendere poco, ma il mercato del gaming dai tempi di NES e Super NES
non è che abbia visto incrementi di chissà che tipo nel costo dei videogiochi. È vero, abbiamo i DLC, abbiamo le espansioni, ma i giochi base, che continuano ad esistere ancora oggi, con produzioni che tutto sommato ti offrono un'esperienza completa anche senza i DLC, hanno dei prezzi che sono quasi allineati a quelli di una volta. Io ricordo ancora le mie 240.000 lire spese per comprare Starwing su Super Nintendo, che era una cartuccia particolare, ok, con hardware integrato e tutto, ma il ricordo resta. Quindi in qualche modo questi sviluppatori, questi publisher, cercano i modi per monetizzare diversamente senza incrementare troppo il prezzo base del software. Proseguendo, l'idea di Sony che torna nel segmento mobile a questo punto io credo che non debba più sorprendere e immagino che da qui a breve anche Microsoft dovrà per forza di cose proporre qualcosa all'interno dello stesso ambito. Se guardiamo i numeri, Nintendo con Switch ha spinto verso una nuova trasformazione del mercato e ne stiamo già vedendo le conseguenze. Fino a pochi anni fa, l'idea che ci eravamo fatti era che gli smartphone e i tablet avrebbero dominato la scena del gaming mobile, guadagnando sempre più spazio nel segmento e divorando dispositivi come DS o PS Vita. Purtroppo, però, per Apple e Google, il gaming mobile ha sempre avuto un'unica gigantesca pecca, ovvero l'assenza di una vera standardizzazione dei controlli esterni tramite gamepad. Nessuna periferica è mai riuscita ad imporsi sulla scena, nessun produttore è riuscito a spingere abbastanza nel creare un gamepad o qualcosa del genere che potesse essere venduto su larga scala e che consentisse di avere dei controlli precisi eliminando le limitazioni del touchscreen. Per questo motivo le console portatili, quindi 3DS prima e Switch dopo, hanno continuato a dominare in questo segmento, dimostrando che la potenza di calcolo di uno smartphone da sola non era sufficiente a offrire un gaming di qualità. Nintendo ha aperto la strada a Valve con Steam Deck, ma c'erano già stati in passato dei tentativi più timidi di apertura in questo campo da parte di aziende, più piccoline, minori. Adesso però abbiamo nel calderone Nintendo, Valve, Asus, Lenovo, MSI, Commodore e naturalmente anche Hayanio. Sony e Microsoft possono quindi, secondo me, trovare il loro spazio all'interno di questo nuovo mercato perché entrambe hanno sia le competenze tecniche che i team di sviluppo necessari a supportare il tutto con software adeguato. Vorrei chiudere con una considerazione. Personalmente posso dirvi che mi piace giocare sia su console che su PC, ma tendo ad utilizzare di più PC da gaming quando sono con dei titoli multipiattaforma, perché è vero che l'ottimizzazione è peggiore, ma di solito giocare su PC ti permette di avere tutta una serie di menate, tipo avere il frame rate bello sminchia in bronze, videogame con formato ultra wide a 21 noni, che per me è una cosa importantissima, le configurazioni triplo monitor, la grafica più potenta e bla bla bla. Però, starsene sbracato a letto con Steam Deck OLED a 720p e impostazioni medie. Vi devo dire che ha il suo perché, specialmente con quei giochi in cui della grafica magari non te ne può fregare di meno, o quando decidi semplicemente di opporti alle tue emorroidi che congiurano con la forza di gravità. Per me ci sarà sempre uno spazio per intrattenimento mobile e ci sarà sempre uno spazio per intrattenimento da godersi su uno schermo ultra-wide. PlayStation Vita 2 può vendere a chi cerca esperienze mobile. PlayStation può vendere due volte lo stesso ecosistema allo stesso cliente, aumentare in modo virtuale il bacino di utenza. Microsoft dovrebbe fare lo stesso. Cavolo, Nintendo dovrebbe fare lo stesso. E nel caso di Nintendo scopriremo la verità da qui a qualche mese quando la nuova generazione di Switch sarà presentata in maniera ufficiale, presumibilmente nel corso dell'estate. Nel frattempo, hype per le indiscrezioni su questo ritorno di fiamma per le macchine portatili, dopo un periodo in cui sembrava che gli smartphone avrebbero definitivamente affossato il mercato. Quindi spazio al gaming hardcore, spazio ai giocatori hardcore, perché qui vinciamo tutti.
Iscrivetevi al nostro canale Twitch per i giveaway, il link è qui sotto in descrizione, appuntamenti fissi giovedì e domenica per un paio d'ore. Fatemi sapere ovviamente le vostre opinioni sul gaming mobile e su una possibile PS Vita 2, se potrebbe interessarvi più come un'alternativa a PS6, se le comprereste entrambe, o magari non ve ne frega niente. Per questo video intanto è tutto e noi ci risentiamo alla prossima.